Sul sito voi troverete che è aula seminari, però siccome nell'aula seminari non possiamo ospitare più di 15 studenti, quelli dopo, dal numero 16 in avanti troveranno il modo di fare l'esame. Una trentina ci stanno in aula seminari. Beh, però io ho concordato 15. Sì. Perché c'è una questione di sicurezza. Quelli che rimangono fuori e li facciamo nel ufficio dell'aula seminare di Bologna. Va bene? Poi, allora, oggi abbiamo una relatore di eccezione. Ieri abbiamo incontrato Massimo Nava, che ci ha fatto la storia del mondo. Cominciando qui dalla strage di Piazza Fontana, per cui lui già c'era, ad oggi a Parigi, da dove fa sostanzialmente i corrispondenti. Io vi presento questo giovane giornalista che si chiama Leonard Berberi, è stato uno dei più bravi studenti di scienze politiche. Quindi mi rivolgo agli studenti di scienze politiche, si può essere bravi studenti anche facendo quel corso. È stato uno dei più bravi, ha fatto, ha fatto il master di giornalismo ed è risultato il più bravo della scuola di giornalismo. Io prima di darvi la parola, allora, o entrate o state fuori. Vi posso dire una nota biografica che a me non interessa nessuno, ma io la dico lo stesso. La prima volta che vedo Leonard Berberi, che la faceva dirigente di giornale, lui era il direttore di un giornale di scienze politiche che si chiamava, che si chiamava Acido Politico. Acido Politico, e già questo vi dice che tipo di giornalino voleva essere. E un bel giorno, io tra l'altro ero anche garante di un giornale, un giorno vedo in prima pagina un bel titolo, chiamato un bel titolone, e adesso i voti ve li diamo noi, che io ho trovato un tono un attimo minaccioso. Ha detto, ma scusi Berberi, non potevate dire la stessa cosa in un modo più aggraziato? Lui ha fatto finta di essere d'accordo con me, ma in realtà era convintissima che loro titolo fosse perfetto. E infatti hanno dato voti e votacci ai vari professori. Cedo senz'altro la parola a Leonardo Berberi. State bene. Si può mettere più vicino? Allora, qui questo è donna. Signorina con la donna, venga qui. Dai, donne con le donne, era un bellissimo film. No, sì. Allora, venga con la sua bella donna. Dai. Ecco, scusa Leonard. Allora, presento velocemente, non ripeto il nome e il cognome, ho quasi 30 anni e adesso sono alla redazione Cronache Nazionali, si chiama anche Interi del Corriere della Sera. Mi occupo di tutto quello che succede in Italia, insieme ad altri 15 colleghi, e tutto quello di grande evento che succede nel mondo, dalle visite del Papa in paesi esteri, i terremoti e grandi disastri, insomma, una vita abbastanza complicata. Vorrei iniziare dalla critica, dalla contestazione col titolo. Chiaramente, come rivista universitaria, avevamo un obiettivo, quello di dare fastidio ai professori, non aveva senso. E in quell'occasione lì, per arrivare a avere i voti e per arrivare a fare i sondaggi sui
600 ragazzi e su tutti i docenti di scienze politiche, 100 passa, più di qualche professore ha, diciamo, ha portato la questione in rettorato e chiedendo al rettore di cacciarci anche all'università, noi ne eravamo ancora laureati, quindi quel titolo è conseguenza anche di tutto quello. Però voglio dire, nonostante le critiche della prof Marchetta, che alla fine poi la vista è uscita con anche, diciamo, la sua approvazione, la sua firma. Tutti contenti così. Non ero contro, dicevo che si poteva usare un tono qua. Esatto, si poteva usare un tono più soft, chiaramente dipende anche, forse qui entriamo anche nel merito della giornata, dipende molto anche da che tipo di giornale uno vuole fare, che tipo di pubblicazione. Chiaramente quel titolo che adesso i voti li diamo noi, non lo leggerete mai sulla prima pagina del Corriere della Sera, nemmeno all'interno del Corriere. Il Corriere ha una tradizione moderata, è sempre al centro, cerca di essere sempre al centro delle grandi questioni nazionali e internazionali, e anche quando decide di prendere posizione lo fa con una titolazione, con un taglio, quindi diciamo, con una linea dell'articolo e del commento che deve essere sempre soft, che deve essere sempre di riflessione, non di attacco, non di critica. Uno strappo alla regola c'è stato qualche giorno fa, dove in prima pagina, dopo quello che è successo a Genova per l'ennesima volta, abbiamo fatto un titolo di apertura a 6 colonne, che è come questo del giornale di oggi che trovate, quindi a tutta, diciamo, con tutta la sua larghezza, con scritto, adesso non ricordo esattamente, ma l'alluvione di Genova, vergogna nazionale. Una parola come vergogna, affiancata alla parola nazionale, forse fino a qualche anno fa sul Corriere non l'abbiamo trovato appunto neanche all'interno degli articoli. In quel caso lì il messaggio però voleva essere chiaro, voleva essere esplicito, voleva essere diretto e rivolto a tutti quelli che da 40 anni gestiscono una città come Genova e non hanno fatto assolutamente nulla. Quindi in questo senso il taglio di quel titolo lì voleva dire vi dovete muovere, perché tra un anno ci ritroveremo esattamente nella stessa situazione e ci ritroveremo a piangere morti e a pagare centinaia di milioni di euro di danni. Un titolo invece come che adesso i voti ve li diamo voi, sicuramente l'avreste trovato in giornale un po' più, chiamiamolo così, corsario, cioè Libero, il giornale, Il Fatto Quotidiano, dall'altra parte diciamo della barricata, perché sono giornali che si rivolgono a un determinato pubblico. E qui c'è da fare una prima grande distinzione tra i giornali, tra i quotidiani. Io parlo di quotidiani, però insomma, è un ragionamento che si applica anche alle riviste settimanali e ai mensili, quindi diciamo quotidiani, però che si crescono ogni giorno. Che tipo di giornale si decide sin dall'inizio, che tipo di giornale si vuole essere, a quale pubblico ci si vuole rivolgere e anche a quale fascia d'età per quanto riguarda il pubblico. Chiaramente il Corriere della Sera, anche per la sua storia, per la sua tradizione, si rivolge a, possiamo dirlo, alla borghesia, cioè non esiste più una borghesia, ma non c'è un termine, diciamo, giusto per essere... Non è una brutta parola. Non ha fatto troppo, è bellissimo, infatti. Si rivolge alla borghesia, si rivolge a un ceto medio-alto, non soltanto della città di Milano, ma dell'Italia. Chiaramente il cuore del Corriere della Sera è Milano, il maggior numero delle copie viene venduto a Milano e dintorni, e infatti è il giornale di Via Solferino, non si dice il giornale dell'Italia, ma è il giornale di Via Solferino. Via Solferino è la via della redazione centrale del Corriere della Sera. Repubblica invece si rivolge a un altro tipo di pubblico, nasce anche in un altro contesto storico, nasce dopo la riunificazione dell'Italia, nasce dopo tutta una serie di questioni nazionali e si è posto in un certo modo, nasce anche con un altro tipo di formato. Quello che vedete oggi, la Repubblica che vedete oggi come grandezza, è più o meno, è cambiata in pochi millimetri, la stessa Repubblica di quando è nata. Il Corriere della Sera che vedete oggi è un Corriere della Sera che è diverso rispetto a un mese fa, perché il 22 di settembre, o il 23 adesso non ricordo, è cambiato il formato, quindi si è ridotto, è lo stesso formato della Gazzetta dello Sport o della Stampa,
ma era addirittura a 9 colonne, non vorrei ricordarlo all'inizio, quindi era una cosa tipo il foglio di oggi. Questo per dirvi anche che si può restare ancorati a una linea editoriale, a un taglio di giornale, ma poi bisogna anche adattarsi ai tempi, che cambiano, al pubblico, alla sensibilità del pubblico che cambia. Semplicemente poi internet impone anche di essere molto più pratici anche nella formattazione proprio cartacea del giornale. Quindi una volta deciso il tipo di giornale che si vuole fare, una volta deciso il tipo di pubblico a cui ci si vuole rivolgere, chiaramente bisogna poi anche scegliere i temi, e quei temi vengono scelti ogni giorno da 350 giornalisti, io parlo nel caso, parlo del Corriere della Sera, da 350 giornalisti che sono distribuiti tra Milano, Roma, Bergamo, Brescia, i vari corrispondenti, i vari inviati, i collaboratori, più le redazioni locali, che sono quelle del Corriere Bologna, il Corriere Fiorentino, il Corriere Vento, il Corriere del Trentino e magari anche qualche altro che è stato locale. Questo per dirvi che poi il prodotto, vedete qui oggi in 56 pagine, tolta la pubblicità, saranno un 30-32 pagine, è il prodotto di tutto questo gruppo, e chi deve gestire tutto questo gruppo ogni giorno è il direttore oppure i suoi vice. Se ne ha scritto che la direttoria c'è un co-direttore e poi ci sono 4 vice direttori, un ufficio centrale che sta sotto ai 4 vice direttori, che è composto da 3-6 persone, che sono, diciamo, la vera di congiunzione tra i capi del giornale e tutte le altre, e tutte le redazioni, quindi cronache, politico, esteri, sport, culture, spettacoli e chiaramente internet. Si inizia la mattina presto, alle 8.30, 9, si arriva ai giornali, si sfogliano tutti i giornali, locali, nazionali, internazionali. Può entrare un po' più nel pratico, una cosa che volevo chiedere è: fermatemi ogni volta che volete, fatemi domande, se c'è qualcosa di non chiaro, sopra mano. Si inizia presto la mattina alle 8.30, 9, e si sfogliano tutti i giornali, si sentono i collaboratori, gli inviati sul campo, i corrispondenti, e si cerca di capire da loro qual è, chiamiamolo, il menù della giornata, cioè si cerca di tracciare una linea, di vedere quali sono gli argomenti che possono essere portati fino alla chiusura del giornale, che è fissata alle 22.30, 23 nella sua prima edizione, e cercare di capire quali poi sono gli argomenti da sviluppare, quali completamente da buttare, quali invece da approfondire nei giorni successivi. Lo sforzo maggiore che fa cercare di capire quali sono gli argomenti, al netto della cronaca quotidiana, che gli argomenti che resistono fino alle 10:30 di sera, perché poi non è che si può partire in un certo modo. La mattina ci sono delle cose a prima pagina dei siti internet e dei giornali internazionali fatte in un certo modo, ma non è detto poi che quelle notizie più importanti finite nelle prime pagine o in un page poi finiscano il giorno successivo nella prima pagina anche del giornale cartaceo, perché poi magari nel frattempo sono subentrate delle cose o quell'argomento è semplicemente esaurito. Alle 11.30 si fa la riunione dei capi, al Corriere della Sera si fa nella stessa redazione, nella stessa stanza dove si faceva storicamente il giornale dal 1800 e non vorrei sbagliare l'anno, 76. E il tavolo è lo stesso e anche le piantine, le prime pagine dei giornali sono esattamente le stesse, chiaramente aggiornate poi con per esempio la prima pagina del 11 settembre. Allora, alle 11.30 i capi di ogni redazione si presentano in questa stanza, ci sono il direttore o il condirettore o i vice direttori, e si discute in collegamento con l'ufficio di Roma, con l'ufficio di corrispondenza di Roma, del menù della giornata, si dicono gli argomenti. Il direttore interviene, dice la sua, dice: questo mi sembra un argomento che possiamo benissimo evitare di approfondire ulteriormente, piuttosto, visto questa cosa in questo giornale locale, esaurita in una riga all'interno di un articolo che parla di una saga di paese, secondo me questa notizia merita di questa cosa merita di essere approfondita. Dico questa cosa perché quello che vedo io e quello che poi notiamo il giorno dopo, sia sulla versione cartacea che sul digitale, sull'edizione online, è che spesso
hanno molto più successo le notizie trovate o dal direttore o dai capi delle redazioni, inserite o buttate via all'interno di un articolo, ma all'interno poi di un giornale che magari leggono un centro in tutto il mondo, e spesso quelle notizie prese lì, intercettate lì e approfondite, hanno molto 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 successo. Chiaramente non può succedere tutti i giorni, perché sennò sarebbe un delirio, poi si potrebbero sfogliare davvero tutti i giornali che esistono, tutte le riviste, ma insomma questo è il tipo di lavoro che si fa. In questo caso il direttore è uno molto attento a queste cose, per cui si mette a leggere tutti gli articoli che escono sui giornali, che lui ha la sua cosiddetta mazzetta di giornali, mette da parte tutto, ritaglia, sottolinea, evidenzia, si informa anche lui, quindi cioè, non è un semplice direttore di facciata, questo è il punto di giornale, dire vero, ma è anche una persona operativa sul campo e che cerca di capire anche lui come si stanno muovendo le cose. Una volta fatta la riunione alle 11:30, dopo un'ora normalmente si esaurisce e a quel punto ci si incontra di nuovo dopo 5-10 minuti di pausa per decidere redazione per redazione cosa devono fare i giornalisti appunto della redazione. Allora si dice al capo o a chi per lui, e il capo a quel punto si mette a chiamare tutti i giornalisti. Vi ricordo che intanto solo ho iniziato alle 8:30 del mattino, ve lo ricordo perché poi alla fine di questa descrizione capirete anche quali sono i limiti di lavoro sul cartaceo. Fatta la riunione si va a mangiare e solitamente in redazione la maggior parte dei redattori inizia a lavorare tra le 2:30 e 3:30 del pomeriggio. C'è chi controlla le agenzie, insomma, sono agenzie, arrivano circa 17.000-18.000 agenzie, cioè lanci di agenzia nel giro di 7-8 ore di lavoro, e quindi c'è una persona, per esempio nella mia redazione, al giorno, una volta alla settimana, c'è una persona che deve controllare le agenzie, se gliela sfugge una, soprattutto se è importante, sono guai. E chiaramente se ci sono grandi eventi si arriva anche a 35-40.000 lanci d'agenzia appunto in 7-8 ore, fate un po' voi calcoli quanti possono essere appunto i lanci, e quindi bisogna stare molto attenti. Questo perché l'obiettivo è uscire il giorno dopo con un giornale che sia fresco, che sia divertente, che sia interessante, che abbia delle grandi richieste, che abbia possibilmente degli sponsor, anche se in Italia è difficile farlo, poi magari successo ci ragioniamo. Ma soprattutto sia un giornale che ha le notizie, perché se il giorno dopo noi non usciamo con, non so, con il fatto che sul delitto di Garlasco c'è stata Alberto Stasi, che è diputato di un gruppo dell'omicidio della Chiara Poggi, che è stato ascoltato, è stato trovato di nuovo in merito a delle novità scommesse da una nuova ulteriore richiesta, noi non ce l'abbiamo, noi come Corriere o Repubblica, ma un altro giornale, peggio ancora, sapere se il diretto concorrente ce l'ha, per noi è un cosiddetto buco. Quindi buco, lo chiamano il buco, si strappano i capelli e lo chiamano. Esatto. Il direttore si arrabbia col capo di quella relazione, e il capo della relazione si arrabbia a sua volta con tutti noi perché non abbiamo visto la notizia. Non è proprio così, diciamo che l'ho un po' drammatizzata, però chiaramente i buchi danno fastidio perché il messaggio finale è che forse non si è fatto bene il proprio lavoro quel giorno lì. Poi chiaramente ci sono delle notizie che hanno solo determinati giornalisti che riescono a recuperare solo loro, e lì tanto il cappello loro, insomma, con questo può succedere. Il buco bisogna evitarlo. Si inizia a lavorare, si avvia la lavorazione delle pagine, le redazioni, almeno all'interno del Corriere, sono divise, ogni redazione è divisa in due blocchi, che è il blocco diciamo del cosiddetto desk, che è quello che tecnicamente va a disegnare le pagine, poi magari con Corriere. Sì, spiegare bene cos'è il desk. Il desk è fatto, allora, la redazione è divisa in due parti, una parte che si chiama desk e l'altra parte che è fatta da redattori ordinari. La parte di desk è fatta diciamo da persone che supportano il capo di quella redazione e devono anche loro controllare le agenzie, monitorare la situazione, ma soprattutto a loro viene affidata diciamo la gestione delle pagine. Noi mediamente facciamo 8-9 pagine al giorno, sembrano poche ma sono tantissime, e mediamente una o due pagine secondo delle giornate e delle persone che ci sono in redazione vengono fatte gestire da ciascuno, da ognuno del desk. Il desk è fatto da giornalisti, quindi non sono super uomini o quant'altro, ma non sono neanche fattorini.
e deve gestire, devono gestire le pagine. Vuol dire che se a un testista viene affidata per esempio la pagina su, per esempio qui nel fogliettone sotto in basso, cioè Rosendo su Brutti, notizie nascoste al pool, è un articolo scritto da Luigi Ferrarelli, un bravissimo cronista di cronaca giudiziaria, e allora chi ha gestito quella pagina, a chi viene affidata questa pagina, vuol dire che deve fare questo tipo di lavoro. Sentire il giornalista che deve scrivere l'articolo e chiedere, ma allora come stanno le cose? Questo perché succede che per esempio alle 8:30 del mattino la situazione è in un certo modo, ma magari 5-6 ore dopo la situazione evolve, peggiora, migliora, si esaurisce, la giornata, per cui non si può rischiare di arrivare alle 8-9 di sera avendo fatto una pagina dove però la notizia intanto si è esaurita, quindi non c'è più perché hanno fatto la pace, adesso vanno a mangiare insieme o brindano a base di champagne. Quindi si sente il giornalista e si chiede un po' qual è. Si chiede anche un'anticipazione del titolo, quindi il giornalista deve essere bravo sul campo, deve essere bravo anche a dare un elemento di titolazione, perché poi alla fine è quello che attira quello che leggiamo i giornali il giorno dopo. E una volta fatto questo lavoro si ragiona anche su che cosa mettere in pagina, cioè come arredare questa pagina di giudiziaria. La difficoltà di un argomento di questo tipo è che non si possono fare per esempio infografiche, non si possono fare... Spiega cos'è l'infografica. Spiegando come si possono fare elementi grafici particolari per cui uno dica adesso ho capito la situazione, cioè si può fare, ma è difficile da ricostruire. A volte capita però veramente di fare anche l'impossibile, per esempio ci viene chiesto di fare un'infografica, adesso vi spiego cos'è, di fare un'infografica su... come si è diffusa, per esempio, come si è diffuso il virus Ebola, il virus dell'Ebola. È una cosa che abbiamo fatto pochi giorni fa, in un lavoraccio, ha portato via 14 ore di lavoro. Quindi ci è stato chiesto, dalla direzione è stato chiesto, ma insomma, questo virus Ebola, da dicembre 2013 a febbraio-marzo, insomma, quando poi la notizia è esplosa, com'è che si è diffuso? Il paziente zero, quant'altro. Allora, l'infografica, così magari, è, adesso non so se è sicuramente... C'è anche nella prima pagina del Corriere in un formato un po' più diciamo, semplificato. È questa cosa che trovate qui, questo colonnone qui con numeri, istogrammi, bandierine e testi, e serve diciamo, a sintetizzare la notizia e a dare possibilmente elementi aggiuntivi che non ci sono nella notizia. In questo caso questa è un'infografica economica, è un'infografica anche politica, perché ci sono i punti della manovra, della nuova manovra finanziaria del Premier Renzi. Ci sono anche nella parte bassa dei cosiddetti andamenti, degli istogrammi che fanno vedere il giorno prima come si è chiusa la borsa. Insomma, sono quegli elementi che servono ad arredare, io dico arredare, insomma, servono ad arredare delle informazioni oltre a quello che c'è già scritto nell'articolo. Detto da noi, questa è un'infografica abbastanza semplice, perché nella prima parte, cioè le misure principali, 15 miliardi della revisione di spesa quant'altro, erano cifre, sono dei numeri, intanto, e sono numeri forniti già dal governo. Sotto sono altri numeri forniti dalle varie borse, ma anche dalle agenzie stampa. Quindi questa è un'infografica semplice. Un'infografica difficile, assolutamente complicata, è per esempio un'infografica su come si è diffuso il virus Ebola. E lì vuol dire che è un'infografica completamente diversa da un'infografica economica, bisogna far capire appunto dal paziente zero come si è diffuso, i gradi di parentela dal paziente zero fino a, insomma, alla sua famiglia, alla sua gente più stretta, agli amici e quant'altro, e soprattutto cercare di capire come visualizzarla questa cosa. Per fortuna noi ci vengono incontro i cosiddetti infografici, è un ufficio fatto da una decina di persone del Corriere della Sera che lavora proprio 10 ore davanti al PC usando tutti i software per fare le infografiche, InDesign per esempio, Adobe InDesign o altri. Insomma, sono loro che ci aiutano e ci dicono, bene, se tu devi fare un'infografica su come si è diffuso il virus Ebola, trattandosi di persone si parte con le salumine degli uomini. Però che persone sono? Sono dei bambini, sono degli uomini, sono delle donne, quindi a seconda poi delle indicazioni che noi forniamo all'ufficio infografico, poi loro fanno l'infografica. Il giorno dopo quell'infografica finisce all'interno della pagina, finisce di fianco, sotto
l'articolo che parla proprio di Ebola, ma è, in quel caso è stata un'informazione aggiuntiva, perché l'articolo parlava di tutt'altro, parlava del fatto che si fosse infettata l'infermiera spagnola, quindi primo caso effettivo in Europa, ma intanto con quell'infografia sotto noi abbiamo dato una notizia aggiuntiva. La reazione a quell'infografica, il giorno con il giornale, è stata pazzesca. Intanto appunto quell'infografica è che c'è stato un lavoro, perché quel lavoro che non abbiamo chiaramente fatto direttamente noi, ma l'abbiamo preso da riviste specializzate che nel frattempo erano usciti con degli studi e che spiegavano come dal paziente zero, un bambino di 2 o 3 anni, adesso non ricordo bene, si era diffuso alla mamma, alla sorella, alla nonna, poi dal funerale della nonna si era diffuso ad un altro villaggio, insomma una cosa pazzesca. Quell'infografica lì, il giorno dopo, ha colpito molto il lettore, tanto che abbiamo ricevuto un sacco di email, un sacco di lettere con lettori che ci chiedevano di fare altri grafici di questo tipo, altre infografiche, cioè di spiegare il più possibile come certi fenomeni, certi eventi si erano sviluppati, come erano iniziati, qual era stato, diciamo, il suo tracciato. Diciamo, per chi lo vede, bello, interessante, informativo, per chi lo fa è un lavoro molto complicato, perché poi se si sbaglia una singola parola, una singola lettera, o magari si evita di citare una fonte, o la fonte non è corretta, è in un certo modo, che poi l'ha preso da un'altra fonte, ma non ha citato la sua fonte, il giorno dopo arriva anche un sacco di lamentele, di critica. Ah, ma voi a pagina 27 avete scritto questa infografica, non so, Ebola con 2 B e non con 1 B, e lì è un errore, si sbaglia nei giornali, a volte le cose non si vedono. Quindi, per tornare, chi ha in gestione quella pagina dice, c'è un articolo, magari vediamo una foto notizia, che è una foto notizia, è una foto, per esempio, come questa, c'è la pagina 105 del Corriere, una foto grande con un testo breve, e in questo caso è Matteo Renzi con una opera molto si sono incontrati ieri a Palazzo Chigi e appunto si fa una foto notizia che non è ripresa di solito nell'articolo di pagina, nell'articolo più importante della pagina, ma anche nell'articolo meno importante della pagina, è proprio una sua realtà dividita proprio con un testimone. Quindi si decide l'articolo, si decide di fare una foto notizia, se non c'è una foto notizia, cioè ci sarà sicuramente una foto della notizia di giornale, della notizia appunto della pagina, per esempio andando per esempio a una pagina degli esteri, la pagina 15, si parla di Kobane, dell'assedio e dell'iniziale dell'Isis a Kobane, e qui c'è la foto di un'esplosione della città di Kobane. Quindi ci sono anche foto di giornale, questo ci aiutano un po' i nostri fotografi sparsi per l'Italia, soprattutto le agenzie, ANSA, AFP, Reuters, Associated Press, l'EPA, che è il circuito europeo delle agenzie fotografiche, comprende anche l'ANSA, quindi in questo siamo abbastanza facilitati. Ci sono anche notizie che non sono per esempio fotografabili, come meno tasse sul lavoro, sfide sui tagli, che razza di foto meno. Si decide a volte di mettere una foto della conferenza stampa fatta dal Premier, dal Ministro dell'Economia, molto più spesso si decide di fare un'infografica, ma insomma non esiste una vera e propria foto su meno tasse sul lavoro. Come Corriere evitiamo le foto generiche, tipo lavoratori o buste paghe o quant'altro, perché non aggiunge molto, altri giornali lo fanno. E poi, una volta deciso cosa bisogna mettere all'interno di questa pagina, il deschista, chi ha quella pagina, va nell'ufficio grafico fatto da altri giornalisti che fisicamente disegnano la pagina. Molti giornali, come per esempio Il Giorno, hanno già i cosiddetti book, che sono pagine già preformattate, disegnate, quindi basta chiamare in tipografia, che sono quelli che poi mettono in compagno vari e poi lo portano nel giornale di stampa, e si dice in tipografia voglio il modello 15. Loro sanno già quello del modello 15, lo carico in pagina, si dice così, insomma noi lo vediamo visualizzato nel sistema editoriale del giornale e poi ci possiamo iniziare a lavorare. Il Corriere della Sera invece fa un lavoro ancora più, diciamo, più tradizionale, e cioè ha questo ufficio che fisicamente, proprio manualmente, si mette lì a disegnare le pagine con un tratto di penna, con matite, con colore e quant'altro. Poi quella pagina viene, una volta finita, una volta disegnata a mano, viene portata al capo delle rispettive redazioni e il capo di ogni redazione la approva. Una volta approvata, fisicamente quella pagina finisce poi in tipografia, dove
felice, una persona che segue, diciamo, le indicazioni che sono disegnate lì sulla pagina e lo disegna all'interno del programma editoriale del giornale. Una volta caricata la pagina si può iniziare a lavorare. Non so, non avete tutti una pagina del giornale, però mediamente in una pagina come il Corriere della Sera ci sono 20, 25, a volte anche 30 aree di lavoro. Le aree di lavoro sono... sono tutti gli elementi che vedete qui. La foto è un'area di lavoro, la foto bisogna scegliere, poi bisogna buttarla dentro, dare un taglio particolare, capire se c'è un problema di colori, perché è stata scattata con un cellulare, se la foto è pixelata, perché ha una bassa risoluzione. Un'altra area di lavoro è l'incontro, l'area di testo che affianca la foto. Un'altra area di lavoro sono gli indiretti, i vari indiretti che trovo all'interno della pagina. L'articolo è un'altra area di lavoro, la pubblicità no. I sommarietti, che sono questi che trovate spesso all'interno degli articoli. Il titolo e il catenaccio, che è questo elemento sotto il titolo, un po' più piccolo, sono un'altra area di lavoro. Le cosiddette schede ricostruttive, che sono queste cose qua che vedete scritte un po' più in piccolo in una colonna molto più ristretta, sono un'altra area di lavoro. Un altro articolo, poi ha un'altra area di lavoro per il testo, per la firma dell'autore, per il titolo, il catenaccio, che è sempre l'elemento sotto, due per l'eventuale occhietto, che è l'elemento che c'è sopra il titolo. Insomma, ci sono diverse aree di lavoro che non fa soltanto il testista, chi è il gestore della pagina, ma si fa aiutare da un redattore ordinario, che magari qualcuno si sta chiedendo adesso, ma allora il redattore ordinario cosa fa? I redattori ordinari, soprattutto quelli che sono in redazione, fanno un doppio lavoro. Triplo, da un lato controllare le agenzie, dall'altro dare una mano a un testista che sta gestendo una pagina, quindi trovare lui le foto, eventualmente mettersi anche lui in contatto con il giornalista per raccogliere le informazioni quando si fa l'infografica, e poi chiaramente anche coprire gli eventi della giornata. Per esempio, mi viene chiesto di sentire alcune persone per fare un articolo o una persona per fare un'intervista, di fare un approfondimento sugli argomenti della giornata, quindi chi serve se ne fa un triplice lavoro. Gli inviati che sono sul campo fanno un lavoro un po' più duro da un lato, perché si devono continuamente muovere, non hanno mai un attimo di tregua, ma dall'altro fanno solo quel lavoro lì, per cui sanno che se alle 8 del mattino devono iniziare a fare quel lavoro lì, alle 10 di sera finiscono tendenzialmente con quel lavoro. Chi è in redazione inizia in un modo, dopo due ore butta via tutto quel lavoro perché intanto è successo qualcosa di importante, riprende un altro lavoro completamente nuovo, si deve riformare, quindi fino alle 10:30-11 un giro è questa cosa qui. Una volta fatte, diciamo, riempite tutte le aree di lavoro, vengono approvate dal capo, a loro volta vengono approvate dai capi del capo e il giornale poi va in pagina. La chiusura al Corriere del 22:30-23. Più o meno è la stessa chiusura della prima edizione adesso vi spiego in questa edizione, è la stessa chiusura anche in tutti gli altri giornali. In questo c'è stato un accordo tra la Repubblica, Corriere e la Stampa, perché spesso si tendeva a chiudere la prima edizione anche a mezzanotte, soprattutto quando succedeva qualcosa alle 9 di sera. La grande paura di chi lavora alla carta è quella di non fare in tempo a mettere le notizie, oppure di non uscire le notizie che magari gli altri hanno. Per cui se succede qualcosa alle 21:30 o alle 22, siamo lì per chiudere le pagine. Ma è una cosa che non sappiamo valutare bene perché è appena successa, perché non abbiamo persone lì, quindi c'è solo una riga di bilancio ANSA che dice, per esempio, non so, crolla un edificio a Roma. Crolla un edificio ad Albano Laziale. Non abbiamo corrispondenti, non sappiamo cosa fare. Due sono i lavori che si fanno. Da un lato la redazione si telefona subito, per esempio ai vigili del fuoco o al comune, che voglio dire alle 10 di sera si è crollato un palazzo, sono impegnati appunto a eventualmente salvare le persone, quindi non operazioni di soccorso, quindi non rispondono. Oppure si cerca di aspettare ancora qualche minuto. Con questa storia dell'aspettare ancora qualche minuto, i giornali chiudevano alle 11:30, mezzanotte, a volte anche mezzanotte 30, che è un danno però, perché il giornale deve chiudere tassativamente entro le 22:30 in Italia, per come è fatto il sistema distributivo di giornali in Italia, perché sennò non arriva in molti paesi. Cioè il giornale, la prima edizione, deve essere chiusa appunto alle 22:30 perché alle 2:30, 3 del mattino, i camion devono essere già caricati dalle
nelle tipografie, dove non sono tratti i giornali, e devono partire per i paesini. È facile, per esempio, distribuire un giornale a Roma o a Milano, ci sono le tipografie, è complicatissimo distribuirlo, per esempio, alla Val Laziale, in Puglia o in Valtellina. Perché? Perché il camion deve fisicamente arrivare lì, cioè ci sono delle tipografie per ogni paesino. E ogni copia conta, per cui chiudere a mezzanotte e mezza vuol dire anche vendere la metà delle copie che si potevano vendere, e questo è un danno economico non indifferente per il giornale. Finita la prima, ecco, c'è stato poi l'accordo tra pubblica e Corriere della Stampa, per cui si chiude nella prima edizione alle 22:30 e non si sgarra proprio se c'è qualche notizia, appunto crolla il palazzo, si sa già che ci sono dei morti, tanti morti, per cui si tiene il giornale ancora una mezz'oretta, ma non di più. Chiusa la prima edizione, tutti i giornalisti se vanno a casa alle 11:30, resta soltanto una persona per ogni redazione che fa il cosiddetto turno notturno, quindi resta fino alle 1:30 di notte. Fino alle 1:30 si può ribattere il giornale, cioè si può riaprire il giornale in alcune sue pagine possibilmente, si possono buttare gli elementi che escono nella prima edizione per mettere dei nuovi elementi, perché nel frattempo o la notizia si è sviluppata, si è evoluta, oppure è successo qualcosa di ancora più importante. E questa cosa fino alle 1:30, poi dalle 1:30 il giornale deve essere per forza stampato e distribuito. La seconda edizione, quindi l'edizione più fresca, in realtà viene distribuita solo in due grandi città per quanto riguarda il Corriere, che sono Roma e Milano, perché fisicamente lì ci sono tipografie, altrimenti il giornale non arriverebbe mai in tempo nella sua edizione di ribattuta. La cosa divertente è appunto, per esempio, chi ha l'edizione iPad, non si compra anche l'edizione cartacea, non abita in una di queste due grandi città, e magari l'apertura del giornale sul giornale cartaceo è su meno tasse sul lavoro, sfida sui tagli, però apre l'edizione digitale, che è quella più aggiornata, e si vede, non so, bomba a Teheran, bomba all'ambasciata americana a Teheran, 300 morti. E dice, ma come è possibile che ci sono due giornali? Succede quando ci sono delle altre eventi. Avete domande? Sono una domanda, non mi interessa, così è, ma ad esempio il sistema di trasporto, la logistica, no? Lei ha detto ad esempio che in Valtellina piuttosto che in Puglia, cioè, ma come si fa l'organizzazione della distribuzione, nel senso che lei ha detto che ci sono due tipografie, cioè praticamente da Roma parte per tutto il sud Italia e da Milano arriva a Piacenza, Parma, Cuneo, cioè Udine, cioè okay. Come funziona? Non so se in fondo del sentito del vostro collega chiederò un po' come funziona il sistema di distribuzione dei giornali, avendo due tipografie, una Roma e una Milano. Allora, succede effettivamente come hai detto tu, i giornali partono fisicamente, i giornali che arrivano in Valtellina o che arrivano a Brescia, partono fisicamente da Milano, meglio da Pessano con Bornago, perché è lì in provincia di Milano, perché è lì che si stampa fisicamente il giornale, e vengono distribuiti lungo tutto l'asse centro-settentrionale, cioè tutto il nord Italia. La tipografia di Roma copre il centro dell'Italia. Il Corriere, ma anche altri giornali, prima avevano una tipografia anche in Sicilia, costava troppo però, e quindi si sono, per quanto riguarda la Sicilia, si sono appoggiati a una tipografia che è stampa da Sicilia, Repubblica, la versione di Palermo di Repubblica, quindi diciamo hanno tolto la tipografia dalle loro spese, perché tenere una tipografia costa, quindi la tolta delle loro spese, ma diciamo pagano un affitto, pagano una somma a una tipografia locale che stampa anche altri giornali, anche dei altri concorrenti, per distribuirla in Sicilia, altrimenti non arriverebbe mai un PIR partito da Roma in Sicilia, non arriverebbe mai alle 5:30, 6:00, perché tutto questo, i giornali nelle piccole devono arrivare alle 30 o alle 6 del mattino, altrimenti i primi lettori, quelli che iniziano presto a lavorare, non trovano un giornale, trovano piuttosto un altro. Questo però vi apre un problema di concorrenza e di altre problematiche che magari non discutiamo qui, ma per esempio per quanto riguarda la Sicilia è successo che in alcuni casi la tipografia abbia stampato prima un giornale e poi un altro, comportando una distribuzione tardiva poi del giornale stampato più tardi, perché soprattutto se sono diretti concorrenti si fanno, diciamo, questi scambi, non si dovrebbero fare, però succedono. Proprio perché le tipografie costano,
anche perché non aiuta il fatto che l'Italia è un paese molto complicato da raggiungere in alcune delle sue zone, è un paese montuoso in tutto il suo, in tutta la sua dorsale appenninica, è montuoso anche in tutta insomma, tra l'Italia e il confine, Francia, Svizzera, Austria e quant'altro. La prof mi chiedeva i giornali all'estero. Io ho portato l'edizione del New York Times, il Corriere all'estero. Allora, all'estero ci sono un po' di problemi, un po' perché i giornali italiani all'estero non vengono distribuiti, cioè non c'è una pianificazione effettiva. Repubblica, Corriere, se voi leggete i dati per esempio di ADS, che è uno dei consorzi che forniscono informazioni su quante copie sono vendute e dove all'estero oppure in Italia, le copie italiane, i giornali italiani vengono venduti pochissimo all'estero e di fatto quelle copie vendute che risultano come vendute all'estero sono copie che finiscono nelle redazioni degli altri giornali. Questo perché non si è mai fatta di fatto una pianificazione in questo senso. Il Corriere fino a qualche anno fa distribuiva il Corriere della Sera in Argentina con un giornale argentino di cui adesso mi sfugge il nome. Non lo fa più perché è un'operazione che costa troppo, perché se non si vendono tante copie forse non ha senso restare ancora su quel mercato. Come vengono vendute? Chiaramente la versione che vedete a colori, con la pubblicità, insomma, la versione venduta in Italia non è la versione venduta nel resto d'Europa. Quindi al di fuori dell'Italia ho trovato un giornale che in bianco e nero, forse a colori soltanto nella sua prima pagina, che costa di più di 1,40 euro. Quanto costa il Corriere, la stampa costa 1,50 euro, ed è un giornale formattato per il pubblico straniero, cioè viene tolta tutta la pubblicità, quindi un giornale molto più snello, gli articoli sono impaginati in un modo del tutto particolare, per cui le due edizioni non c'entrano assolutamente nulla nella loro impaginazione, c'entrano soltanto nella titolazione e nell'articolo e eventualmente negli elementi grafici come foto o infografiche che ci sono, ma per il resto è diciamo fatta in modo diverso. In altri paesi invece, soprattutto fuori dall'Europa, c'è questa cosa che a me non piace molto, proprio perché è un po' bruttina, il Corriere della Sera, ma anche altri giornali, vengono stampati su fogli A3, che sono il doppio degli A4 del quadernone che avete. Ma proprio A3 c'è il foglio molto più spesso, molto più anche tagliente, quindi è anche molto meno pratico da piegare, perché se lo pieghi si stropiccia tutto e si rovina, però appunto ci sono problemi di distribuzione, quindi o è vicino il paese ed è un'Unione Europea, quindi si può stampare delle tipografie straniere, dei giornali stranieri, quindi distribuire, oppure negli Stati Uniti per esempio costerebbe troppo, quindi si fa arrivare alla versione in formato A3. Oppure adesso ci viene incontro il formato digitale, per cui uno si abbona e trova quello della sera esattamente come viene venduto in Italia, chiaramente in edizione digitale, per cui non esiste l'edizione cartacea. Succede la stessa cosa, qui magari faccio una parentesi sui giornali stranieri, con il New York Times. Questo New York Times è l'originale del New York Times, perché è un momento del 5 ottobre scorso, costa un sacco di soldi, è l'edizione dominicale, costa 12,50 euro di più da comprare. O se no 5 dollari, 4 euro, un po' meno di 4 euro a New York e 5 euro, io lo compro fuori da New York, dando però ripeto 12,50 euro. Questa è la versione originale, quindi è un po' più ristretta rispetto al Corriere, al Giorno, a canzoni di 4 ore, è decisamente più lungo. È più o meno la stessa misura, la stessa dimensione come lunghezza dello USA Today, che è il giornale tabloid per eccellenza. Tabloid non è una brutta parola, vuol dire un giornale, si può dire come contenuti, però come contenuti anche il Giorno è un po' un tabloid, in realtà come formato non c'è nulla. Il tabloid è in realtà un po' più piccolo, un po' più basso, meno alto di questo, è un formato forse un pelino più piccolo del Corriere della Sera. Sì, diciamo fa anche un po' più piccolo di Repubblica, quindi diciamo un giornale ancora più maneggevole, che è fatto per una fascia di pubblico con reddito medio-basso e che fa un tipo di lavoro non da colletto bianco, diciamo, quindi lavora, fa un lavoro normalissimo, ma diciamo dove ha un reddito non altissimo. Questa è la foto originale del New York Times. Il New York Times che arriva, questa arriva, la versione originale in Italia arriva soltanto
l'edizione domenicale arriva il martedì. Arriva il martedì perché viene fisicamente presa a New York, portata la fotografia, portata con l'aereo a Vicenza o a Roma, poi distribuita. Arriva lunedì con tutta la distribuzione poi lungo l'Italia, arriva martedì. A volte troviamo anche dei tigre, soprattutto se è la prima copia che abbiamo, dei tigre con i vari passaggi degli aeroporti. In questo caso non si vede, non era il primo. Negli altri giorni, quindi da lunedì al sabato, arriva il New York Times, che ha più o meno la stessa larghezza di questo del giorno, è un po' più lungo, più o meno la stessa lunghezza del Corriere della Sera, ed è stampato in Italia. Cioè c'è proprio scritto, cosa che per esempio noi non facciamo, non i giornali italiani, ma i giornali francesi, il New York Times lo fa, per esempio, in prima pagina, subito a fianco alla testata, quindi il New York Times, scrive stampato in Italia e poi il relativo prezzo. È tutto in bianco e nero, ha la qualità della carta è completamente diversa, e questo perché appunto ci sono dei problemi. Voi sentite? Fai via. No? Vabbè, mi sentite? No. Perché mi dite che non sentite? Ok, adesso? No. Ma se parlo così mi sentite? Mazza, mi farete morire. Allora mi alzo. Questo perché appunto proprio per i problemi di distribuzione dei tempi e soprattutto per il fuso orario. La redazione del New York Times si chiude mediamente alle 9 di sera, orario di New York, aggiungeteci cosa sono 5 o 6 ore, quindi vuol dire che in Italia è notte fonda praticamente. Se ci sono poi dei grandi eventi chiude a mezzanotte, più o meno come noi, quindi vuol dire che in Italia sono le 6 del mattino, quando sono già pronti gli altri giornali. Infatti anche le edizioni che riceviamo, per esempio quelle da lunedì al sabato, sono edizioni del giorno prima. Questo appunto proprio per la questione del fuso orario. Voi avete delle domande? Io ho una domanda. Sì. A cosa è dovuto il prezzo così alto? Il vostro collega, non l'avete sentito tutti? Perché okay, costa così caro il giornale americano? Allora, il New York Times nelle edizioni dal lunedì al sabato costa 7,50 euro. A New York credo costi tipo un euro e venti. Questo è dovuto al fatto che intanto è il New York Times, quindi può permettersi qualsiasi tipo di prezzo. Il New York Times è valutato come il miglior giornale del mondo, insieme al Guardian e al Washington Post. Il Corriere ci sta arrivando. Speriamo, se non vediamo. Quindi può decidere di fare una sua politica di prezzo. Il Guardian, per esempio, è vero che arriva dal Regno Unito, ma costa decisamente di meno. Questo costa 12,50 euro, ma perché l'edizione domenicale? L'edizione domenicale del New York Times ha il giornale, il New York Times, ha l'inserto economia, l'inserto cultura, l'inserto New York e area metropolitana, l'inserto tendenze digitali e quant'altro, l'inserto società, l'inserto moda, l'inserto lettura, letteratura e quant'altro, ha la rivista che è il New York Times Magazine, quindi ha tutta una serie di cose per cui costa, diciamo, costa tanto. Tant'è vero che è una roba così, quindi impiegato è appunto come avere, sono tipo 7-8 giornali diversi. Chiaramente chi sfoglia il New York Times in una redazione sfoglia soprattutto le sue aree di interesse, le sue pagine di interesse, quindi magari chi si occupa di economia e lavora nella redazione di economia si sfoglia il New York Times principale più gli eventuali cosiddetti dorsi di economia. I dorsi sono tutti i vari giornaletti che voi trovate in allegato al giornale principale. Per esempio, la cronaca di Milano, che qui non c'è, allora, ma forse qui c'è, spero. No, non c'è neanche qui. Vabbè, all'interno del Corriere, per esempio, che viene distribuito e venduto a Milano, c'è il dorso del Corriere Milano. Quello sì, è un dorso, perché è un altro giornale fatto proprio da un'altra redazione, sempre all'interno del Corriere della Sera, che si occupa di cronaca cittadina o internet. Chi è a Brescia, per esempio, ha questo giornale, cioè tutto quello che avete voi in mano, più all'interno il Corriere Brescia, quindi c'è una redazione del Corriere che è a Brescia, che si occupa appunto della cronaca bresciana. A Bergamo la stessa cosa, a Bologna succede la stessa cosa, a Firenze anche, in Veneto anche e anche in Trentino Alto Adige.
per esempio anche il Corriere la domenica esce con una lettura che è l'inserto della cultura, il sabato e il venerdì esce con i tempi liberi che sono già all'interno, inseriti proprio fisicamente all'interno del giornale, quindi a differenza di come fa il New York Times, il Corriere ha deciso di metterlo proprio all'interno del giornale. Ogni venerdì esce 7 con il Corriere della Sera, che è il settimanale. Il New York Times decide per esempio di mettere tutto insieme la domenica, perché l'idea è che l'edizione domenicale deve offrire tutto il meglio della giornata con il giornale principale, tutto il meglio della settimana con tutti i vari dorsi e anche ulteriori approfondimenti per esempio con il New York Times Magazine. Volevo fare un ragionamento sulle prime pagine dei giornali, perché poi la prima pagina è la vetrina del giornale. Se non è fatta bene, se non ci sono notizie... Guarda magari anche il suo... Sì, se mi importa. Ce lo presta un attimo. Allora, in questo caso la prima pagina per i capi è stata abbastanza semplice. Cioè ieri sera, ecco, alle 18, questo mi sono dimenticato di dirlo, alle 18 si fa una riunione di nuovo tra tutti i capi. Ed è una riunione della così si chiama riunione della prima pagina, cioè il direttore, i vice direttori, i capi delle redazioni dicono: bene, fatto tutto questo lavoro, state riempiendo le pagine, cosa ci mettiamo in prima pagina? Quali sono gli elementi principali, più sfiziosi, più interessanti da presentare al lettore? La prima pagina è appunto la prima pagina, è una vetrina, quindi deve presentare il meglio di quello che c'è all'interno del giornale, il meglio del lavoro della redazione dei giornalisti. In questo caso le prime pagine dei giornali, io ne cito tre ma perché sono qui ma anche gli altri sono uguali, avevano un lavoro abbastanza semplice. L'apertura, cioè il titolo principale, non poteva che essere sulla manovra economica del governo Renzi, sul TFR, il trattamento di fine rapporto all'interno da mettere o da non mettere all'interno delle buste paga, che è una delle proposte del governo. Insomma, la notizia più importante oggi è semplice, cioè ieri sera è stata semplice, cioè si decide di aprire il giornale sul TFR e sulla manovra economica. Il Corriere titola: meno tasse sul lavoro, sfida sui tagli. Questo perché ricordatevi sempre anche a che tipo di pubblico si rivolge. Meno tasse sul lavoro, in questo caso si rivolge sia al lavoratore che al datore di lavoro. Sfida sui tagli, chiaramente questo è un altro nuovo politico che dovrà essere risolto, perché ai ministri viene chiesto di fare ulteriori sacrifici economici. Poi sotto nel catenaccio restano gli 80 euro, e questa è un'indicazione che viene data al lettore: aiuti alle partite IVA, quindi diciamo agli datori di lavoro anche se atipici, TFR in busta paga volontario senza costi per le aziende, sconto sull'IRAP che è l'imposta sul lavoro che devono pagare le aziende, agevolate le nuove assunzioni a tempo indeterminato, sostegno per le famiglie numerose. Quindi diciamo, nell'elemento di titolazione bisogna mettere più cose possibili di questo elemento qui, e chiaramente qui il lavoro non era molto semplice, tant'è vero che è stato fatto su due righe. Di solito non si fa su due righe al di sotto del titolo principale, cioè del catenaccio, ma si prende soltanto una riga. E poi sopra la manovra da 36 miliardi, di cui 11 in deficit. Il giorno, che si rivolge diciamo a un ceto medio-basso, ha sempre diciamo carattere milanese, perché il giorno è di fatto un giornale di Milano, ma si occupa molto bene anche della cronaca dell'Interland milanese, scrive: maxi manovra, TFR in busta. Per loro è molto più complicato però mettere gli elementi nel titolo, perché loro hanno sempre un editoriale fisso qui, per cui hanno meno colonne, meno caratteri per fare l'elemento di titolazione. Infatti hanno scritto: maxi manovra, TFR in busta, poi in due righe: legge da 36 miliardi, tasse giù di 18, Renzi non ci sono più alibi per non assumere, torna l'incubo greco, borsa che poi Milano perde il 4%, vola lo spread. Questo è l'altro elemento. Questi due elementi che voi avete letto nella titolazione, il Corriere la caduta delle borse lo mette in un altro blocco, quindi lo separa, non lo tiene tutto insieme, anche diciamo per evitare confusione, perché uno che legge questo elemento di informazione qui può arrivare a pensare, io quando ho letto stamattina ho pensato: ah, ma quindi il crollo in borsa non soltanto a Milano ma in Europa e lo spread che vola è legato alla manovra di Matteo Renzi? In realtà le cose non stanno così, è legato alla Grecia in difficoltà, è legato appunto al contesto economico internazionale in difficoltà. E appunto
Il Corriere lo separa, la caduta delle borse e i rischi reali per l'economia, quindi dà anche un elemento di informazione per chi ha investito in borsa e chi ha azioni in borsa. Il Sole 24 Ore, che è il quotidiano di economia e di finanza per eccellenza, chiaramente ha una prima pagina tutta tagliata in un certo modo, separa i due elementi ma li mette in evidenza. E da qualche giorno che il Sole 24 Ore, per esempio, ha tutto questo, chiamiamolo sopparto, con un elemento di sfondo, un colore di sfondo molto forte, che è questo blu qui, che mette anche in risalto il titolo, per cui è come se facesse una sorta di doppia apertura, due titoli importanti, che sono da un lato la Grecia che fa crollare le borse, Milano meno 4% lo spread sale, e subito sotto manovra 36 miliardi, taglio tasse e spesa. Quindi separa i due elementi come ha fatto il Corriere, ma chiaramente il Corriere non è soltanto un giornale economico, ma è un giornale che deve coprire tutti gli eventi, tutte le notizie, tutti i settori. Il Sole 24 Ore può permettersi questo tipo di apertura. Non ho chiaramente il New York Times di oggi. Secondo me il New York Times di oggi non avrebbe mai aperto con la caduta delle borse, chiaramente non con la manovra economica dell'Italia, perché non gliene può fregare di meno. Non avrebbe mai aperto con le borse europee, magari mai mi hanno smentito. E il New York Times non soltanto non avrebbe aperto con le borse europee perché è un elemento di Europa e non interessa più di tanto al pubblico americano, a meno che non vi chiamiate Wall Street Journal, che è il giornale di economia e di finanza, diciamo, degli Stati Uniti, per cui potrebbe aver fatto un'apertura di questo genere, avrebbe sicuramente fatto due tipi di aperture, o una propria inchiesta, oppure ancora quello che sta succedendo in Medio Oriente. Perché faccio questa, perché dico questa cosa? Perché si lavora tra Italia e Stati Uniti, io faccio questo tipo di confronto, si lavora in modo completamente diverso. Mentre in Italia si cerca di fare un giornale che cerca di offrire le notizie del successe il giorno prima, con approfondimenti, interviste, chiarimenti, dossier e quant'altro, e mettendo poi dentro qualche notizia propria, il New York Times e anche il Washington Post fanno un lavoro completamente opposto. Loro se ne fregano delle cose successe il giorno in cui si sta lavorando per l'edizione successiva, quindi del giorno dopo del giornale, nel senso non è che non mettono le notizie, ma le danno già per fatte, già per acquisite, quindi difficilmente le mettono nella prima pagina, ma nella prima pagina mettono cose loro, cose che non ci sono sulle agenzie, cose che non hanno altri giornali, cose che non sono successe, per cui che altri giornali non hanno già mandato i loro giornalisti e quindi non hanno già coperto. È un tipo di lavoro completamente diverso, perché è successo per esempio che il New York Times sia uscito, o meglio, abbia lavorato per mesi ad un'inchiesta, inchiesta che poi è uscita il giorno prima sul Washington Post, e il New York Times ha dovuto prendere quell'inchiesta con un team di lavoro e esattamente buttarla in cestina, perché l'aveva già fatto il Washington Post, perché aveva già dato, diciamo, il senso di quella notizia, perché non aveva, cioè il lavoro era bruciato. Questo per dire anche che i tempi nel giornalismo contano, perché se ci sono due giornalisti di due testate diverse che hanno la stessa notizia, la gara è a uscire prima con qualcosa, chiaramente con qualcosa di approfondito e quant'altro, perché poi se no esce l'altro, il diretto concorrente, che ha la notizia che tu ti sei preso il tempo, con tutto il ragionamento che ci siamo fatti prima. Il New York Times fa anche un altro tipo di ragionamento, e anche il Washington Post. Tutto quello che passa in agenzia finisce, diciamo, nelle parti basse del giornale e non finisce in prima, a meno che non sia chiaramente l'11 settembre. Questo perché il lettore, l'idea, a un certo punto c'è scritto, ecco qua, nella prima pagina il New York Times ha di fianco proprio la testata All the news that's fit to print, cioè tutte le notizie che meritano di essere stampate, che meritano di essere pubblicate. Questo, diciamo, questa è la linea guida del New York Times e dei giornali americani, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Cioè noi vi diamo delle notizie che gli altri non hanno e che secondo noi meritano di essere pubblicate. È anche vero che il pubblico americano è completamente diverso, perché il pubblico americano tendenzialmente tende a comprare il New York Times e poi magari lo USA Today, che è appunto un giornale un po' più leggero, un po' più pop, chiamiamolo così, mentre il New York Times è molto più robusto, è, come la chiamano, la signora grigia, no? Quindi è proprio l'edito valutato, però diciamo resta fortemente ancorato a quello che era il giornalismo 100 anni fa di fatto, quindi è cambiato poco. Il giornale che fa oggi
è il giornale che fa opinione. Quando il New York Times, quando ci sono le elezioni americane, quando ci si avvicina alle elezioni, il New York Times prende posizione. Credo sia sempre successo, insomma, abbia sempre preso una posizione negli ultimi due casi, chiaramente per Barack Obama. Un altro giornale americano per l'avversario, quindi o per i democratici o per i repubblicani. In Italia il Corriere della Sera l'ha fatto soltanto una volta negli ultimi anni, con la direzione di Paolo Mier, che si è, insomma, ha detto, esatto, si è pronunciato a favore di un eventuale governo Prodi, mentre Prodi si la batteva con Berlusconi, sì, sempre lui, e il giorno dopo migliaia e migliaia di lettere di proteste di lettori del Corriere della Sera che dicevano: non vi compro più perché voi vi siete schierati da una parte o dall'altra. Questo per dirvi anche che è complicato occuparsi di politica per un giornale italiano, è facilissimo per un giornale americano, perché se oggi decide di dire Barack Obama è il miglior presidente del mondo, il giorno dopo intanto non riceve critiche dai lettori, perché i lettori sanno che il giorno dopo, se i giornalisti di un giornale americano, il New York Times, il Washington Post, scoprono qualcosa di negativo sull'amministrazione Obama, lo scrivono. L'amministrazione Obama, è successa questa cosa, non c'è questa preoccupazione. Per i giornali italiani invece schierarsi da una parte o dall'altra, per esempio per un giornale come il Corriere della Sera, che cerca sempre di stare al centro, è molto complicato. È stato fatto soltanto una volta, perse un sacco di copie che sono state recuperate con molta fatica, con una nuova direzione, una nuova linea del giornale. Non che poi il giornale si sia spostato a destra, anzi è sempre rimasto al centro, però diciamo si è fatta molta fatica. Anche un giornale come Il Giorno non si schiera molto, tranne, diciamo, nei casi in cui non ci siano, no, di fatto non si schiera, però diciamo dà molta importanza a degli eventi, a dei fenomeni che preoccupano, che possono preoccupare le persone, tutte, non so, l'immigrazione o l'impoverimento e la riduzione delle buste paga o l'aumento delle tasse, cioè tutte quelle cose di cui noi facciamo i conti tutti i giorni. Poi chiaramente c'è un modo e modo, per esempio, di occuparsi di immigrazione, il Corriere, il Giorno, Repubblica lo fanno in un certo modo, giornali come La Padania chiaramente o Il Libero, il giornale, lo fanno in tutt'altro modo, ma questo non vuol dire che lo faccio in modo sbagliato. Molto semplicemente il giornale ha una linea che è fatta in un certo modo, i lettori comprano quel giornale perché sanno che la linea è quella e sentono una sintonia con quella linea, per cui diciamo, ogni giornale decide la sua linea, che sia legittima o meno, meglio, condivisibile o meno, ma insomma ogni giornale lo decide. Domanda a questo punto? Sì? Io volevo chiedere come era stata presa in relazione la scelta di posizione di De Bortoli su Renzi e Massa. Ma vi volete far cacciare dal giornale? No, ma resta qui. Ma c'è una telecamera? Ma nel nostro sito. Ma poi appunto, Twitter, Facebook, tutto. No, sto scherzando. No, allora, in realtà quel giorno lì si stava pensando a tutt'altro, perché l'editoriale del direttore è uscito nel primo giorno del nuovo giornale, per cui eravamo tutti incasinati a come fare al meglio il primo numero del nuovo giornale, che sembra una cosa facile, ma se è rimasta la stessa, per esempio la testa del Corriere della Sera, all'interno, cioè, sono cambiati gli elementi grafici, sono cambiati i colori, è cambiato anche il modo, è stato deciso di cambiare anche il modo di fare l'infografica, per cui eravamo tutti preoccupati a fare tutt'altro, non solo per una questione di riservatezza, per evitare fughe di notizie o quant'altro. Da anni al Corriere, ma anche negli altri giornali, si è deciso di rendere non visibile la prima pagina dei giornali. Questo perché magari qualcuno di una redazione, della redazione, può parlare con un altro collega di un altro giornale e magari in piena, diciamo, in piena libertà dice: oh, ma sai che domani apriamo con questa mega intervista a Obama che dice basta Italia con queste tasse, le devi tagliare. E lì c'è il rischio che poi l'amico barra collega lo spifferi al suo giornale e il giornale poi ci faccia la stessa apertura senza aver sentito Obama, però ci faccia la stessa apertura con le stesse frasi, quindi è una notizia che ti verrebbe un po' scippata. Quindi si fa, diciamo, per evitare che poi ci siano delle fughe di notizie. Io non so se avete la possibilità di leggere il sito d'Agospia, quanti di voi lo leggono? Zero. Il sito d'Agospia
Sì, ma si vergognano se vivono. Ah, ecco. Il sito dello Spia è un sito molto letto dai giornalisti, di tutti i giornali in Italia, perché mette tanto, tanto gossip redazionale. E allora piace sempre tanto quando ci sono due giornalisti di un altro giornale che litigano e che quindi finisce, la notizia finisce subito su dello Spia, perché a sua volta ci sono altri giornalisti e colleghi che spifferano la notizia appunto a dello Spia. Questo per dirvi, cioè, vi ho detto di dello Spia perché dello Spia fa un tipo di lavoro che poi risponde ai timori di chi poi decide di bloccare la prima pagina del giornale. Quindi in quel caso eravamo preoccupati perché volevamo fare il meglio, uscire al meglio, e soprattutto perché non possiamo vedere la prima pagina del giornale. L'editoriale si esauriva nella prima pagina del giornale, per cui non seguiva all'interno. Quindi la prima pagina la vedevano solo il direttore, il condirettore, i vice direttori e l'ufficio centrale. Basta, questo è. Tra l'altro è anche giusto qui, nel senso che mentre Mieli aveva fatto un'operazione un po' più hard, se si può dire, cioè aveva schierato il giornale, Mieli aveva detto sarebbe meglio il governo Prodi. Secondo me si dovrebbe fare in tutti i paesi, soprattutto in Italia, però insomma ognuno decide se ha fatto bene o ha fatto male, però Mieli ha detto per me e quindi per il mio giornale, perché lo stavo scrivendo sul Corriere della Sera, sarebbe meglio il governo Prodi. No, proprio schierato il giornale come c'è stato, io ho in mente quello. Sì, sì, no, infatti. Ma infatti, anche se non avesse scritto a nome della testata, ma avesse scritto è meglio il governo Prodi, per me è meglio il governo Prodi. Comunque era la testata che passava, diciamo, che dava, diciamo, mano forte al governo, alla coalizione di centrosinistra. In quel caso invece non si diceva Renzi te ne devi andare, è meglio un governo di centrodestra, semplicemente si diceva ragazzi, se è andato al governo in un modo che sappiamo tutti come, hai detto di fare delle cose, però per ora si vede poco, quindi diciamo era più un editoriale, una critica al governo attuale, non un governo attuale te ne devi andare, quindi diciamo è una cosa. Diciamo, gli editoriali del Corriere della Sera, i commenti che io ho, i fondi sono molto liberi, per cui in un giornale fortunatamente come il Corriere della Sera un giorno trovi un commento che è molto critico nei confronti di Renzi, per esempio il commento editoriale del direttore, ma il giorno dopo trovi un altro editorialista che dice è vero che ha fatto poco, ma è anche vero che su 1, 2, 3, 4, 5 punti ha fatto delle robe pazzesche che il governo degli ultimi 150 anni non avevano fatto. Quindi sul giornale trovate molti elementi di contrasto, una volta contro, una volta pro. Questo è proprio perché diverse opinioni vengono pubblicate piano. Esatto, cioè, esatto. Questa è anche una cosa importante secondo me. E questo proprio perché il Corriere vuole stare al centro, quindi dare spazio e dare voci sia a una parte che all'altra, chiaramente evitando gli estremismi, questo difficilmente succederà, almeno non so. Che non cambi il direttore, non arrivi un altro o altro. Tra l'altro, quando De Bortoli è tornato per la seconda volta alla direzione del Corriere, ha fatto un editoriale che sembrava la fotocopia in moderno dell'editoriale di Eugenio Torelli Meunier, cioè del fondatore, quasi a chiamare così la continuità della linea, che è quella dell'equilibrio, della moderazione. Volevo chiedere come mai si è deciso di cambiare, di ridurre il formato del giornale, cioè nel senso perché si è deciso di fare questo. Allora il vostro collega ha chiesto perché si è deciso di ridurre il formato. Da un lato è la tendenza storica, si riduce, il Corriere era fino a qualche anno fa era così, poi si è ridotto. Poi si è ridotto ovviamente adesso. Questo è un formato ottocentesco, adesso studiando già. Questa è la differenza. Quindi la tendenza è quella. Dall'altro lato è perché sono cambiati anche un po' i consumi, è cambiata anche la sensibilità del lettore, per cui si cerca di dare un prodotto cartaceo che sia anche più maneggevole. Aprire il Sole 24 Ore in metropolitana è complicato, soprattutto per un giornale come il Corriere della Sera che vende la maggior parte delle copie a Milano, aprire, non so, o un foglio rischia di ammazzare le persone a fianco.
poi c'è anche una questione economica, nel senso che il Corriere della Sera appartiene alla stessa società della Gazzetta, che edita, che pubblica la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport è da anni che è in questo formato, il Corriere della Sera no. Le tipografie, come ho detto prima, costano, le stampanti costano milioni, decine e decine di milioni di euro. Se si rompe una, l'azienda, non in questo caso il Corriere, ma un'azienda media, un giornale medio, rischia veramente di andare in difficoltà. Quindi da un lato è anche per ottimizzare le stampanti, ma dall'altro lato anche per risparmiare sulla carta. La carta costa. E un conto è fare un giornale digitale dove i costi della carta sono pari a zero, un altro conto è fare un giornale mediamente di 56 pagine. È vero che c'è la pubblicità, è vero che il giornale viene venduto e viene distribuito gratuitamente, però è anche vero che la carta costa. E i costi della carta, anche se c'è l'IVA agevolata, i costi della carta sono esorbitanti, per cui la maggior parte del prezzo, io mi sono dimenticato di portare uno studio che aveva fatto un docente di scienze politiche, ma circa l'80% del prezzo del quotidiano è dedicato, cioè è dovuto al costo della carta. E il 20% poi ad altro. Sono percentuali non relative al Corriere, sono percentuali relative ai giornali italiani in generale, per cui il Corriere sarà, non so, 90-10 oppure 70-30, questo onestamente non lo so. Questo per dire che la carta costa. E poi appunto, soprattutto perché è più maneggevole, per cui a un certo punto bisogna anche cambiare, non si può stare sempre uguali con lo stesso formato, anche solo 24 ore, pur conservando, diciamo, la stessa grandezza di foglio, ha cambiato, come ho spiegato prima, mettendo quell'elemento blu grosso con il titolo in negativo, cioè il titolo in bianco, quindi si cerca anche, appunto, l'idea che bisogna dare al lettore è che abbiamo le notizie, magari non è che poi siamo sempre paludati sullo stesso formato grafico, anche perché l'occhio dopo un po' si stanca, quindi vuole anche delle foto più grandi, vuole delle infografiche magari più semplificate, ma anche molto più elaborate. Quindi. E chiaramente le modifiche non vengono fatte da un giorno all'altro, vengono fatte sentendo anche dei panel di lettori, quindi viene fatto un sondaggio e da quello che emerge dal sondaggio poi il giornale si modifica in un modo o si modifica in un altro. Altra domanda? Io vorrei farti qualche domanda un pochino più personale, nel senso che ho parlato del giornale, però mi interesserebbe sapere un pochino di più la tua opinione. Io immagino, prima di entrare in Corriere, tu abbia fatto altre esperienze in redazione. Immagino che tu abbia fatto altre esperienze a livello giornalistico, come quella di cui hai parlato qui in università. Volevo sapere come ti sei trovato in una realtà, immagino, completamente diversa da quelle precedenti, a lavorare a contatto con persone che, per chi magari ha intenzione di diventare un giornalista, possono sembrare dei miti, e se hai riscontrato in loro quella professionalità che ci si attende, o ti sei trovato, senza fare nomi, di fronte a persone che magari sono molto meno professionali, ossia firmano un articolo da un certo punto, in realtà si trovano in un altro punto, raccontano delle storie verosimili e altro. La tua domanda è, quest'ultima è tendenziosa, no? Scherzo. È un trappolone, devo stare molto attento a come rispondo. No, scherzo. Voi avete sentito le domande? No. Allora, sostanzialmente ha chiesto un po' di dire come mi sono trovato in questa redazione rispetto alle redazioni passate in cui ho lavorato. Con le firme, con i colleghi, sì. Com'è? E soprattutto se ci sono casi, perché questo poi è la cosa di... Se la loro professionalità è quella che uno ci attende, da considerare. Ok, e se le aspettative, diciamo, nei confronti delle grandi firme poi sono state confermate oppure no? Io in realtà non ho passato molte redazioni, cioè io ho fatto un'esperienza al giorno alla redazione che si occupava che si occupa della cronaca di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, per cui diciamo il mio lavoro era, anche lì facevo molto più attività di desk, per cui decidevo il tipo di pagina e facevo un po' di titoli, di foto, però mi occupavo della cronaca locale, conigli morti ammazzati, mi ricordo c'è stata una moria di conigli a Cologno Monzese e ogni giorno bisognava occuparsene, cioè legittimamente, perché poi vuol dire era una preoccupazione, magari quel coniglio finiva a tavola e tutte queste cose qua, però diciamo
era un po' lontana dalle mie aspirazioni. Poi ho collaborato con il Sole 24 Ore, dove mi sono però da fuori, quindi non come lavoro all'interno della redazione, ma da fuori. Quindi io avevo una relazione, un legame con una persona, un deskista all'interno del Sole, e insieme decidevamo gli argomenti da approfondire. In quel caso, essendo il Sole 24 Ore molto settorializzato, si parlava di immigrazione, quando ai tempi sui giornali ci si occupava di immigrazione molto, ma molto, molto più spesso. Adesso l'immigrazione è un fenomeno che diciamo fa parte, non si parla più di immigrazione, si parla semplicemente di persone arrivate anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa dall'estero, per cui adesso sono completamente integrate nel tessuto sociale e culturale italiano. Sul lavoro, chiaramente lavorare al Corriere della Sera, con tutto rispetto per il giorno, non è come lavorare al giorno nella redazione che si occupa della Miriam di Conigli. Ma sono entrambi, cioè fanno entrambi lo stesso lavoro, entrambi fanno il giornale, entrambi si cercano di occuparsi della notizia al meglio e di darla al lettore nel miglior modo possibile. È anche vero che però, per esempio, quando incroci Ettore Mo, è Ettore Mo, cioè tu puoi venire anche dal New York Times, però Ettore Mo è Ettore Mo, o quando incroci un Gerardo Mostella, un Sergio Rizzo, o una bravissima, per esempio, come Fiorenza Sarzanini, lei lavora a Roma, ogni tanto viene a Milano. Fiorenza Sarzanini è una persona di una disponibilità, veramente squisita, e soprattutto cosa che succede magari in certi colleghi che sono lì da 30-40 anni, se vede un giornalista giovane, insomma, vabbè, è un giornalista giovane, non è che gli do più di tanto credito. Una come Fiorenza Sarzanini è una persona stupenda, la chiama al mattino, dice guarda, avrei bisogno di questa cosa, se può risponderti subito lo fa, se non può dice aspettami mezz'ora, mi informo e poi ti aiuto. Questo come in tutti gli ambiti di lavoro, non solo al Corriere della Sera. Ho fatto il nome di Fiorenza Sarzanini perché oltre ad essere molto bravo, oltre a piacere tantissimo ai lettori, è anche una persona veramente deliziosa. Poi nei giornali c'è molta tensione, nel senso che se succedono delle grandi cose, non è che si può stare lì a, scusate il termine, a cazzeggiare, cioè si corre da una parte all'altra, si cerca di fare telefonate, e soprattutto quando si è dopo le 10, dopo le 22.30, alle 23, quando succedono delle cose, non dico il delirio, ma quasi. Mi ricordo qualche giorno fa, ma perché ci sono stato, mi è capitato, non ero io di notte, quindi non dovevo chiudere io alle 1.30, però sono rimasto a dare una mano, l'alluvione a Genova. A Genova arriva questo flash di agenzia, cioè una riga, maltempo a Genova, case allagate. Non dici, ma che cosa vuol dire? In quel caso la nostra giornalista che vive a Genova, che copre la Liguria, non poteva perché era, poveretta lei, era a teatro col sindaco di Genova, quindi non prendevano i cellulari, intanto c'era una parte di città che era sott'acqua, ma neanche le agenzie ci aiutavano, cioè le agenzie hanno dei giornalisti in praticamente tutte le città d'Italia, le città importanti ma anche quelle meno importanti. Quindi non si capiva. A un certo punto su Twitter, perché, per dirvi anche come cambia il lavoro del giornalista, adesso non si può fare a meno di Twitter. Twitter, per esempio, per me, che in questo momento non sono davanti alla mia postazione, ma sono anche a migliaia di chilometri lontano, è l'agenzia stampa per eccellenza. Chiaramente bisogna seguire dei contatti seri, cioè non bisogna seguire la persona che scrive stronzate dalla mattina alla sera, ma bisogna seguire persone che ti aiutano, o agenzie stampa, la Associated Press, Reuters, o giornalisti, o grandi giornali nazionali e internazionali. Questo, quindi, è uscita l'agenzia, non si capiva bene cosa stava succedendo a Genova, abbiamo controllato Twitter e Facebook, soprattutto Twitter, c'erano delle foto, non si capiva bene però quelle foto, ma erano foto vere, scattate in quel momento, scattate in tutt'altra circostanza, sempre a Genova, o in un'altra parte del mondo, non si capiva nulla, si vedeva semplicemente tanto buio e tanta acqua, nessuna persona. A un certo punto su Twitter c'è una persona che scrive: il comune di Montoggio, che è l'entroterra di Genova, è in difficoltà, è stato arrivato un fiume, e lì cosa fai? Il problema è che a Genova magari ti è anche più facile perché ti chiami un po' i numeri che hai, ma a Montoggio, io non so, magari qualcuno ha parente a Montoggio, nessuno di noi quella sera aveva parente a Montoggio, non sapevamo cosa fare. Quindi il lavoro che abbiamo fatto, chiaramente siamo tornati indietro, è stato quello di prendere le pagine bianche, aprirle, comune di Montoggio, e chiamare le persone sui numeri fissi. Molti non hanno risposto, c'era gente che stava dormendo, non si stava accorgendo di quello che succedeva praticamente a pochi metri da casa. Abbiamo chiamato anche a casa del sindaco, che non rispondeva. Poi abbiamo fatto altri tentativi, insomma dopo tre quarti d'ora di tentativi telefonici abbiamo avuto il numero del cellulare del sindaco,
il quale non rispondeva, ha richiamato, dopo qualche minuto ha detto scusi, ma ero qui con la pila cercando di capire se nelle macchine c'è gente intrappolata, questo è, perché poi un po' rompiamo anche le scatole normali, adesso bisogna anche capire come stanno andando le cose. Questo per dire più o meno quando succede un evento, che sia di giorno o di sera, che cosa si fa? Un'agenzia che segnala questa cosa, o un tweet che segnala un'altra cosa, o un corrispondente, un giornalista che dice guarda, ho visto questa cosa passare per 2 secondi su Sky TG24. Noi abbiamo un monitor sintonizzato su Sky TG24 o Rai News, però non è che siamo fissi lì per controllare nel frattempo l'agenzia, lavorare sulle pagine. Molte cose, anche evidenti, sfuggono per ora, ma proprio perché non sempre siamo lì a controllare, perché appunto stiamo lavorando su altre cose, e a volte alle 8 di sera capita di dire ma scusate, ma questa cosa qui, questo omicidio qui, non lo stiamo facendo? E lì dicono tutti no, non lo stiamo facendo, e quindi 16 persone, 20 persone, 50 persone che si accorgono di una notizia, di una notizione. Lo so, sono uscito fuori, sono andato un po' oltre, però per dirvi anche, cioè su Twitter che è bellissimo e tutto, ma gira anche un sacco di roba pazza, quindi bisogna stare sempre molto, molto attenti, perché poi giustamente il lettore il giorno dopo si arrabbia e giustamente anche gli altri colleghi e il direttore si arrabbiano, per me come insomma, il minimo di verifica si fa. Su Twitter per esempio, quando ci sono cose interessanti, lì si cerca veramente di fare una verifica, non è sempre facile, ma insomma l'estate, quest'estate qui con tre ragazzi nudi a Barcellona, la notizia che sarà sparsa è che erano italiani, no? Non so se vi ricordate tutti, a un certo punto Barcellona, poi Barceloneta si era ribellata, ah basta con questi turisti, così la notizia che avevano dato i giornali spagnoli era che fossero 3 italiani, in realtà pare che non fossero nemmeno italiani, però lì il lavoro che si è fatto è cercare sui social network se qualcuno dei loro amici aveva messo la foto o aveva commentato, cercare dalle agenzie o sui giornali locali spagnoli se erano effettivamente italiani, perché volevamo intervistarli. Alla fine siamo arrivati a chiamare la polizia civile, la polizia spagnola, chiedendo loro, sappiamo che l'avete fermati, ma non è che ci potete dire i nomi? Alla quale la polizia spagnola ha detto, intanto non possiamo dirvi i nomi perché li abbiamo rilasciati, quindi non sono nemmeno arrestati, cioè non li abbiamo nemmeno identificati, sappiamo che chi sono, però non... E poi non possiamo nemmeno dire se sono italiani oppure no, per cui lì il lavoro dopo 3 giorni finisce, non è che si può stare là. Allora, liberiamo, perché adesso sarà sicuramente... No, però se ci sono domande fatele. Grazie.